Ascoltatori e interlocutori.
Sono qui certamente per l'invito a questo festival che mi pare così importante per la sua funzione culturale che svolge. Ma sono qui soprattutto per far memoria di Giannino Fiala, perché Giannino per me è stato un'amicizia dagli anni 70 fino alla sua scomparsa, quindi 50 anni. Un'amicizia che ha avuto dei momenti intensi di scambio culturale, spirituale, religioso a Bose, a Sotto il Monte, addirittura con ritmo mensile nel forgiare i quaderni di una rivista. Ma poi ci sono state anche tante occasioni con Giannino di vederci e di incontrarci per meditare sul cristianesimo e anche sul suo futuro. Con Giannino c'era una grande convergenza. Una grande convergenza perché io trovavo in Giannino un uomo ricco di umanità. È questo che lo contraddistingueva da altri e da molti teologi. Era un uomo umanissimo. Era un uomo umile nel pensiero, che sapeva dire sovente, prima di affermare alcune cose, chissà, forse, può darsi, mostrando come la sua fede apparteneva alle convinzioni e non alle certezze. Ecco, questo soprattutto mi univa a Giannino Fiala. Per noi la fede non è mai stata una certezza, anzi era l'occasione in cui nascevano domande, inquietudini. Abbiamo sempre capito che la verità nessuno la possiede, neanche la Chiesa, perché la verità precede la Chiesa e la Chiesa non può possederla. Nessuno possiede la verità, la scopriremo nell'aldilà, nella pienezza del regno. Per ora siamo tutti viandanti, cercatori, che camminiamo come attentori e che se abbiamo qualche volta delle scintille, non vogliamo che le scintille diventino luci che abbagliano. Mi ricordo una conversazione che mi era stata impressa con Giannino, in cui si diceva:
Ma noi cattolici, non dobbiamo mai predicare qualcosa che sia una luce che abbaglia o che fa sentire gli altri in una situazione di colpa. La luce non deve mai abbagliare. La luce deve aiutare a trovare una strada, ad essere un segnale della notte, come le stelle. Se abbaglia la luce deprime, e così è la verità. Così è la presunzione di possedere la verità. La presunzione di essere giusti, di conoscere la regola morale definitiva e di non accettare invece che noi camminiamo nella debolezza della carne, come amava dire Gesù, debolezza della carne, anche se lo spirito è pronto. Una debolezza che ci fa cadere, ma nella quale opera lo spirito che ci fa rialzare, anche se poi cadiamo di nuovo, ma lo spirito ci fa rialzare. Erano forse altri tempi, ma le conversazioni fatte con Giannino Piana, con Turoldo, con Balducci e con Michele Do, che duravano dei pomeriggi intieri, credetemi, erano davvero un conversare nella gioia, nell'ascolto reciproco, nel cogliere una ricchezza del pensiero altrui che ci aiutava ad essere uomini e ad essere cristiani. Giannino Piana mi manca, è una delle poche persone che mi manca, e mi mancano anche i suoi scritti, le sue parole. E questo libro postumo, che è uscito, L'ultimo orizzonte, è stato scritto mentre lui viveva L'ultimo orizzonte, ed è stato scritto contemporaneamente a mentre io scrivevo il libro sulla vecchiaia. E l'altro, che cosa c'è al di là? Quasi che sentivamo tutti e due la differenza di età, era poca tra me e lui, pochi anni, che dovevamo in qualche misura fare i conti col termine della vita e non dovevamo evadere neanche il tema della morte, perché la morte sta nella vita, fa parte della vita. E o noi comprendiamo questo, e la morte allora certamente può essere una realtà che accettiamo senza disperazione e senza prendere posizione nichiliste sulla vita. Se non accettiamo questo, certamente rischiamo di sentire la nostra vita come qualcosa che è avvenuto, ma che si consuma solo in un'ingiustizia più grande di noi. Questo libretto di Giannino Piana è aureo. Perché parte
dalla situazione in qualche misura della prospettiva della morte, poi da moralista, quale lui era, Giannino attraversa i temi diventati oggi così urgenti e assolutamente temi da tenere davanti e non più da rimuovere, anche se questa è la tentazione di molti, cioè il tema del fine vita faticoso, delle cure palliative, del testamento biologico, dell'eutanasia, del suicidio assistito, e poi ci pone di fronte alle prospettive della fine. Il mio libro, vi dicevo, è parallelo, fa questo tragitto. Certo non segue un cammino della teologia morale, la quale si nutre anche gli elementi delle scienze umane e psicologiche, che Giannino Piana sa farne un buon uso, ma presenta l'imparare a morire, le paure e i fantasmi della morte che ci agitano, la nostra fede e la morte con le sue incertezze, la morte come cristiani e poi le grandi domande sull'aldilà. C'è un aldilà? C'è un vuoto immenso, c'è un nulla, quello stesso nulla che c'era prima che noi nascessimo. O c'è l'incontro, come credono i cristiani, con il Signore, il quale deve certamente dare un giudizio sulle nostre vite, un giudizio di misericordia, con degli esiti che certamente nella nostra cultura, nella nostra eredità, sono esiti qualche volta che si nutrono di una visione poco cristiana, anti-evangelica, che è una bestemmia nei confronti di Cristo. E di questo la Chiesa dovrebbe portare il peso di secoli in cui ha torturato i cristiani con le immagini dell'inferno e del purgatorio, costringendoli sovente a pensare a un Dio perverso, a un Dio che punisce, non un Dio che ama, ma un Dio che è un padre peggiore dei nostri padri terreni. E aveva ragione Marx quando un uomo pensa di Dio un padre peggiore dei padri terreni, diventa ateo. Ed è stato così che molti sono diventati atei, soprattutto nell'Ottocento, perché il Dio che la Chiesa presentava era peggiore, più cattivo dei papà umani che avevamo, che erano già ben cattivi di per sé e poco buoni, e li abbiamo conosciuti ancora, noi più anziani. Si trattava dunque di evangelizzare Dio,
come ha fatto Gesù Cristo, che ha reso di nuovo Dio una buona notizia. Cammino faticoso che si è fatto in questi ultimi decenni e che soprattutto va letto sotto questo punto, ha trovato gli ultimi papi capaci di un magistero in cui Dio torna ad essere quello che è amore, un amore che non si deve meritare. Ah, finalmente il Dio di Gesù Cristo, finalmente il Dio del Vangelo, è amore che non va meritato. Questa, ricordatevi, è la formula cristiana. Tutte le altre formule della dottrina sono perverse e non sono fedeli al Vangelo. A partire da questo, la presentazione del mio libro, ve ne parlerò certamente per spezzoni, è molto semplice. Innanzitutto, noi umani abbiamo sempre sentito la morte come un'ingiustizia. Fin da quando nell'evoluzione siamo diventati uomini, abbiamo vissuto questa differenza con gli animali. Gli animali muoiono naturalmente, non soffrono perché muoiono. Noi umani abbiamo paura della morte e la sentiamo come un'ingiustizia. Perché la morte è morte per sempre. Noi abbiamo coscienza che si muore per sempre. Che la morte è veramente la fine di tutto. Noi sappiamo che la morte è la fine dei legami, è la fine degli amori che viviamo, è la fine delle azioni e delle opere che facciamo. E quando moriamo, nulla ci segue. Nulla ci segue. Che siamo stati nella vita degli schiavi, che siamo stati dei ciabattini, che siamo stati dei re, la morte per tutti è uguale. Poi magari avremo un funerale diverso, ma come morti siamo morti tutti uguali. E questo certamente è una sofferenza che ci accompagna. Ci fa paura pensare al traguardo della nostra vita mentre viviamo e lo rimuoviamo. Ci fa paura quando ci coglie la malattia e che ci prospetta la possibilità anche della morte, e appena possiamo la rimuoviamo. E fino all'ultimo sovente neghiamo, anche di fronte all'evidenza, che moriremo presto. Io ho assistito parecchi morenti nella mia vita, certamente più di un centinaio. E molti arrivano verso la fine, ma proprio verso la fine, a cominciare a capire che muoiono. Ma normalmente fino all'ultimo conservano la speranza e rimuovono. A volte anche quando l'esito è stato loro proclamato dai medici, sembrano dimenticare
anche un uomo di fede come San Paolo dice che il grande nemico dell'uomo è la morte. E tutta la scrittura, dalla Genesi fino all'Apocalisse, ci dice che il grande nemico da vincere è la morte. Finché regna la morte, non c'è liberazione, non c'è salvezza. Salvezza non c'è se non dalla morte. Eppure la morte è inesorabile. Un breve accenno. Negli ultimi tempi, certamente, l'occultamento della morte, ne parla anche molto bene Giannino nel suo libro, è diventato qualcosa di esteso che si impone. È cambiata un'epoca, sapete, e quelli che hanno la mia età possono capire questo, i più giovani no. Noi abbiamo ancora un'età, quelli che sono ottantenni, che la morte avveniva in casa. I bambini vedevano la morte dei nonni, tutti chiamati attorno ai letti, finché il nonno, la nonna, o a volte la madre, come nel mio caso, moriva. La morte bisognava vederla, e vederla in faccia, nelle persone che più si amavano. Nulla era occultato. Invece ultimamente, gli ultimi decenni, tutto si fa per occultare la morte. Le famiglie lottano perché la morte, se possibile, avvenga all'ospedale, perché non vogliono avere un morto in casa. Meglio che dal letto dell'ospedale passi alla camera mortuaria e di lì eventualmente in chiesa al cimitero. Poi oggi è predisposto tutto perché questo venga in una maniera anche molto bella. Lo sapete? E quando l'ospedale forza, perché non vuole annoverare un morto in ospedale, lo spinge ad andare a casa, normalmente il morto muore sull'ambulanza, perché non lo vogliono né a casa né all'ospedale. Non vogliamo i morti, non vogliamo vederli. In un momento in cui la vera pornografia si è spostata dal sesso alla morte. Guardate per televisione come si compiace di vedere la morte. Ma è spettacolo. Non è un rapporto reale, è un rapporto virtuale. E allora film di orrore, film di violenza, film di morte o spettacoli di assassini, si è curiosi di vederli. Ma la morte la si rimuove. So bene che non è più possibile viverla come ai miei tempi, ma io vi ricordo che ai miei tempi, in una cultura ancora agricola, quando nel paese uno stava per morire, prima cosa suonava la campana con dei particolari corpi che avvisava tutto il paese che qualcuno stava per morire, e si passava la voce chi era il moribondo. Poi il prete, allora i preti avevano tempo, adesso sono indaffarati, poverini, che non hanno più tempo se non per fermare carte e nient'altro, ma quando facevano i pastori andavano presso quelli che morivano. Ve lo dico per esperienza, perché tra 6 e 15 anni, siccome ero il solo bambino in paese sulla piazza della chiesa, il parroco pigliava me, mi trascinava
e delirio, ho visto certamente più di 50 all'ora persone che morivano, stando vicino al parroco, il quale diceva le preghiere della buona morte, finché dava la benedizione, l'estrema unzione, e l'altro moriva. Era tutto diverso. Adesso la morte noi abbiamo paura, la respingiamo. Sono pochi quelli che le resistono. È oscena, è veramente la cosa oscena. Tutto questo fa sì che nessuno ci si prepara a morire. Tutti pensano di avere una vita senza limiti, come se fossero eterni. Poi la carta pattinata dei giornali, con i corpi sempre giovani, sempre belli, ci illude che sarebbe sempre così. Basterebbe guardarci un po' per vedere come dai 60 anni in poi aumenta la decadenza e le parti del corpo cadono come gli intonaci sui muri, nonostante tutte le opere di restauro. Questa è la verità. Dovremmo essere fieri di un volto con le rughe, perché il volto di una donna, di un uomo vecchio con le rughe, racconta le lacrime, racconta la sua vita, racconta le sue fatiche. Un volto che ha un restauro incipriato racconta niente. Noi dobbiamo non obbedire sempre a canoni di bellezza impostaci dal fuori, se sono falsi, perché poi non esprimono davvero bellezza. Sentiamo che è contraffazione. E prepararci alla morte. Pensare, adesso certo sono 60, 70 anni, c'è un cambio di vita, devo lasciare la presa rispetto al lavoro, rispetto all'impiego, devo adattarmi tutto a un tipo di vita diverso, prima sempre fuori, adesso stare in casa con mia moglie 24 ore su 24, faticoso per la moglie, faticoso per il marito, che non sanno cosa fare e cosa dirsi, ma si tratta di reimparare a volersi bene in maniera nuova anche a 60-70 anni. Sono stagioni diverse. D'altronde, chi di voi non si ricorda che a 20 anni amava in modo diverso che a 40? E in queste tappe volgere uno sguardo diverso. A 60 anni, 70, fate passeggiate, guardate di più la natura che prima non avevate tempo a vedere. Se avete un po' di passione, imparate a fare qualcosa di nuovo da mangiare, fate bene da mangiare per la vostra famiglia o per degli amici. Tenete un orto, un giardinetto se non avete ancora la schiena anchilosata. Ma sono mille maniere per vivere fino in fondo e non lasciarsi vivere, perché non si tratta, come dico nel mio libro, di aggiungere giorni alla vita, ma di aggiungere vita ai giorni. La vecchiaia deve essere vitale. Vi ricordate quella bellissima canzone che io non capivo granché, perché allora avevo 20 anni, di Jean Brel, che parla dei vecchi, che dice: passano dalla poltrona alla finestra, guardano un po' dalla finestra, poi vanno a sedersi in poltrona, poi di nuovo vanno alla finestra, poi se c'è la stufa mettono un pezzo d'acqua. Vite così non sono belle, ci si lascia vivere. E certo, la depressione, che adesso è sempre più estesa, senile, ormai tutti vanno e il medico sentenza depressione senile, depressione senile. Adesso la beccano tutti, la depressione senile. Ma è anche perché
le condizioni di vita senile sono diventate pesanti. I figli sono via a lavorare, i rapporti sono pochi, i figli vengono a trovare poco i genitori sono vecchi, non hanno aiuti, tra loro non sanno cosa dirsi e pensare alla morte non è così facile. E poi, certo, viene l'evento della morte. Una cosa bella del libro mio e del libro di Giannino Piana è che tutti e due si concludono, secondo me significativamente, perché non avevamo mai parlato, con una strofa di una poesia di Rilke: Signore, dà a ciascuno la sua morte. La morte fiorita da una vita in cui ha saputo amare, capire e soffrire. Questo ci augureremmo, che ognuno di noi abbia una morte che è la mia morte e che viene dalla vita che ha saputo amare, capire gli altri, accogliere e soffrire. Però se questa è una preghiera, voi sapete, la morte oggi non sempre avviene così. Abbiamo avuto un'esperienza terribile della pandemia, con delle morti di una barbarie senza fine. Quante famiglie hanno visto uno dei coniugi essere preso, messo su un'ambulanza, portato in ospedale, mai più visto, mai più comunicazione, mai più possibilità di andare a trovarlo, morto senza anche quel minimo che la fede era il conforto religioso, perché manco i preti erano disponibili ad andare a trovare i malati per paura del contagio. È stata una barbarie senza fine. Pensateci a questa povera gente, ci sono state migliaia, qualche migliaia in Italia. Morire in quella desolazione, in quella solitudine. E pensate a quelle morti che avvengono nel dolore, nelle sofferenze. Perché in realtà in Italia non c'è ancora la cultura del dolore. E quando dovete fare le cure palliative, sovente i medici si rifiutano. Sovente non si trovano le medicine per le cure palliative. Tutte scuse, perché in Italia non c'è ancora la cultura del dolore. Anzi, è facile che ci siano residui di una cultura cattolica detestabile che dice lasciamolo soffrire, che così espia i suoi peccati. L'ho sentito tante volte anche da parte di infermieri e infermiere che si ammantano di avere la fede e sono solo crudeli. Perché il dolore, ricordatevi, è insensato. Non ha nessun significato il dolore. Soffrire non serve a nulla. E dire a Dio che si offre il dolore è dire una bestemmia. Perché Dio non ha bisogno che si offra il dolore. Dio ha bisogno che soffriamo l'amore e che nel dolore riusciamo ad amare e ad accettare di essere amati. Quella è la verità. Chi di voi ha avuto a casa un coniuge che è diventato malato, fosse non solo, ma del Parkinson, ha visto questo coniuge trasformarsi, diventare insofferente, qualche volta diventare violento,
qualche volta diventare in modo che lo si giudica cattivo. No, il dolore abbrutisce, non fa bene, non ha senso. E quindi il dolore va eliminato, va combattuto. E soprattutto in vista della morte, tutte le cure palliative necessarie perché uno non soffra. E finalmente con Papa Francesco si è arrivati a dire tutte le cure palliative necessarie a costo di abbreviare la vita. Sappiatelo, questa ormai è la posizione della Chiesa Cattolica da un anno: a costo di abbreviare la vita si diano tutte le cure palliative in modo che uno non soffra. E poi non siamo tutti credenti, ci sono anche i non credenti che vogliono ricorrere al suicidio assistito, all'eutanasia. I cristiani non possono approvarla perché la fede è un dono di Dio. Però io credo che una Chiesa misericordiosa dovrebbe avere il coraggio di andare a accompagnare alla morte anche costoro, pur non approvando. Se loro chiedono, voglio un prete che mi sia vicino, il prete ci vada. Non può dire, ma quello sta commettendo un peccato, io dunque non vado. No, ci vai per compassione, ci vai per misericordia, perché se la Chiesa non fa misericordia, a che cosa serve per noi uomini? Misericordia per chiunque soffre. Allora vedete che l'andare verso la morte è complesso e dobbiamo fare un cambio. Ricordatevi che la nostra vocazione è amare e ad accettare di essere amati, e il dolore a volte ci impedisce di accettare di essere amati, non solo di amare ma di essere amati. Chi ha esperienza di malattie gravi in famiglie lunghe lo sa, lo sa. Invece la compassione è quella che ci fa fare le carezze a chi ha l'Alzheimer, anche se ci sembra che non capisce, che ci fa sentire mano nella mano che l'altro è davvero uno di cui noi ci prendiamo cura. E poi viene la morte, che chiediamo al Signore non sia dolorosa e sia l'incontro con Lui. E questo incontro, ci diceva una volta il Catechismo, se ne ricordate, morte, giudizio, inferno, paradiso. L'avete studiato tutti a memoria. Si chiamavano i novissimi, le realtà ultime. Cosa possiamo dire su questo, al di là, che io cerco di dire nel libro? La morte ne facciamo l'esperienza e c'è per tutti. Il giudizio certamente ci sarà. Notate che significativamente nel credo lo diciamo, e verrà a giudicare i vivi e i morti. Perché il giudizio è necessario che dica ciò che è bene e ciò che è male che si è operato nella storia. Sarà un giudizio della misericordia. Ma in quel giorno dell'incontro col Signore è giusto che il Signore dica una parola di giudizio e dica che è male ciò che in questo momento Israele sta facendo contro quei poveri palestinesi, fino al genocidio, e contro un popolo come il Libano, e quello che sta avvenendo tra Russia e Ucraina. Quello è veramente male, sofferenza di uomini che muoiono senza sapere perché,
vittime innocenti. Chi è responsabile, che sia Putin, che sia Netanyahu, sono uguali, hanno il vaso, non guardano il diritto internazionale, meritano da parte di Dio la sanzione del giudizio. Non dico che friggeranno in eterno, come dice Dante. Toglietevi questo teatrino della Divina Commedia, che se letterariamente è stato un capolavoro per la lingua italiana, spiritualmente è stato un disastro per la fede cattolica, la Divina Commedia. Dimenticatela, perché là ci sono solo delle cose assurde. Però il giudizio ci deve essere. Dio deve giudicarmi e farmi vedere nella vita quante volte sono stato dalla parte delle vittime, quante volte sono stato vittima, quante volte sono stato carnefice. Poi avrà misericordia, vedrai che forma, vedrai che quantità, vedrai che intensità. Certamente state tranquilli, ve lo dico con Papa Giovanni, i peccati della carne sono i meno gravi, mettetelo nella testa. I peccati gravi sono l'odio, il rancore, la violenza, la prepotenza, l'oppressione. Quelli della carne siamo deboli, non sono i più gravi. Però il Signore ce ne darà conto, lo dice anche Lui, in quel giorno dirò: avevo fame e non mi hai dato da mangiare, ero nudo, non mi hai vestito, ero in carcere e mi hai detto ben ti sta, ero immigrato e non mi hai accolto. Andate nella guerra, che era la spazzatura. Non pensate subito alle fiamme con Dante. La Gehenna era la spazzatura di Gerusalemme, cioè la vostra vita è stata vuoto, le vostre azioni spazzatura. Il giudizio c'è, è certo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vuole portarci tutti in quello che si chiama Regno di Dio, Paradiso, e noi ci diciamo: ma se Gesù Cristo, dice tutta la scrittura, vuole che tutti gli uomini siano salvati, non ci riuscirà in questo suo desiderio? Perché noi cattolici siamo così cattivi di dire sì, 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 tanto più devoti, più sono devoti i cattolici, tanto così, sì, 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 il governo, l'interno c'è, però pensano che ci vanno gli altri, non che ci vanno loro. Chiedetemi perché. Se io affermo che è sicuro il giudizio, l'interno, penso di andarci io. Una santa Caterina da Siena diceva: Signore, fammi andare nell'inferno, purché i peccatori non vadano all'inferno. La santa Teresina di Lisieux, che tutti conoscete, pregava: Signore, mandami all'inferno, purché nessuno vada all'inferno. Silvano del Monte Athos, il santo ortodosso, diceva: Signore, mandami all'inferno, ma nessun peccatore vada all'inferno, ti prego, nella tua misericordia. E Mosè pregava: lascia me fuori dalla terra promessa, ma tutti gli israeliti, anche i più peccatori, entrino nella terra promessa. E Papa Giovanni Paolo II, commentando questo, diceva: se questi santi osavano pregare così, siamo sicuri che ci sia qualcuno all'inferno? La Chiesa dice che ci sono santi in paradiso. Ha mai detto che c'è uno all'inferno? Non lo dice neanche di Giuda. Per cui se il cristiano ha il cuore largo,
non sta lì a chiedersi, chiede Signore salva tutti, e permettetemi di dire, io lo faccio, salva anche gli animali, salva anche le piante, salva questa terra, trasfigurala, perché voglio un regno in cui tutto sia rinnovato. Non voglio un al di là che sia noioso. Vedete, quando ero piccolo, permettetemi questa confidenza, ma non posso non farlo. Mia mamma è morta che io avevo 8 anni. Ero figlio unico, facevo un po' pena a tutto il paese, e in particolare alle suore, che tutte le volte che c'era il catechismo mi dicevano: Enzo, Enzo, pensa un momento, tua mamma adesso è in paradiso, è là, pensa, guarda gli angeli che suonano, suonano, perché là c'è sempre, suonano gli angeli, guardano Dio, tua mamma sente suonare, guarda Dio. A me pigliava un'angoscia che scappava dal catechismo, tutta l'eternità a guardare gli angeli che suonano, ma per la carità, avevo 8 anni e sfuggivo dall'aula del catechismo. No, di là troveremo gli amici, troveremo i nostri amori che vivremo meglio che di qui, troveremo la maniera di stare insieme, di fare comunione oltre che in Gesù Cristo. Quindi l'augurio che vi faccio è che questo cammino verso la morte e al di là sia pieno di speranza, pieno di speranza. Abbiate la possibilità di prepararvi alla morte sperando, leggendo le scritture, pensando a Gesù Cristo che va a accogliere tra le sue braccia, perché non passeremo il fiume della morte, cadremo nelle sue braccia. Questa è la nostra fede. Questo è ciò che ci accomunava con Giannini, come grande speranza per tutti. Grazie dell'ascolto. Indubbiamente ci sono tra i cristiani dei santi che sono arrivati a prepararsi alla morte in un cammino di sofferenza
che hanno sentito anche la morte come sorella. Direi che ci sono due componenti in San Francesco. La prima, non dimenticate che San Francesco ha avuto gli ultimi anni veramente carichi di dolore e sofferenza. Dolore per ciò che gli avevano fatto i frati fino a cacciarlo e fino a tradire tutto quello che lui aveva cercato di vivere secondo il Vangelo e farne un progetto di una comunità. Sofferenze per la sua salute fisica. Per noi è difficile comprendere la malattia che aveva, perché le scienze mediche di oggi con ogni probabilità leggerebbero in altra maniera. Gli storici parlano di idropisia perché aveva il ventre negli ultimi tempi pieno d'acqua, però non si sa perché. In più aveva una grave malattia agli occhi che in quel tempo curavano in maniera molto strana, cioè cauterizzavano queste piaghe con ferri roventi, ed immaginate il dolore in quel tempo che non c'erano possibilità di analgesici. Quindi lui ha fatto questi ultimi tempi di sofferenza che non a caso, spero che mi capiate, dire che lui ha ricevuto le stigmate, i buchi, in realtà ben più che buchi delle mani, e al costato come Cristo, aveva tutto un corpo dilaniato, questa è la verità. Quindi sapete, invocare la morte si chiama sorella in quei casi, è amica, prima viene meglio si sta. Ma è certo anche una visione sua, dopo aver chiamato tutte le creature della vita, frate sole, sorella luna, avete presente, madre terra, che in quel cantico di frate sole l'ultima è sorella morte corporale. La morte del corpo vista come sorella. È possibile? Ci vuole una grande pace, ci vuole una grande fede, e alcuni santi ci sono. Non per questo quello è un titolo di santità. Non dimenticate, io non ho tempo di farlo, ma nel libro ci sono due capitoli sulla morte di Gesù. La morte di Gesù ci viene descritta in due maniere molto diverse, lo sapete. Una maniera che è Marco Matteo essenzialmente, e l'altra che è Luca Giovanni. Se voi leggete la morte di Gesù in Marco Matteo, certamente siete di fronte a una brutta morte. Marco e Matteo dicono che Gesù dalla croce ed emesso un grande grido, spirò. Un grande grido inarticolato. Ah! Ed è morto. Non è una bella morte. Luca e Giovanni ci dicono invece che Gesù in croce disponeva in maniera regale, guardando a sua madre, donna, ecco tuo figlio, il discepolo amato, guardando al discepolo amato, ecco tua madre, si ricorda che non ha adempiuto un versetto delle scritture,
e per adempierlo dice: ho sete, gli presentano l'aceto, e significativamente Giovanni dice: e ha reclinato il capo, ma non dice spirò, come Matteo e Marco, ma effuse lo Spirito, effonde lo Spirito Santo. Questo perché? Perché ognuno di noi riconosca la sua morte in quella di Cristo. La nostra morte può essere una morte quasi da disperato, o può essere una morte della pace, come la descrive Giovanni per Gesù. Ma non importa, Gesù ci aspetta con le braccia aperte. Non c'è una morte più santa dell'altra esteriormente. Solo Dio conosce la nostra morte e il nostro morire. Ci sono persone che al tempo vedete a dire qualcosa, ci sono persone che non hanno tempo, che stanno male, che non riescono più a dire niente. Le morti sono diverse, io ne ho viste tante. Se io penso a mia madre, ha avuto la forza di chiamarmi alle 2 di notte vicino al letto, a dire mio padre ha raccomandazioni per me, a dire beh, alcune cose di raccomandazioni per la vita e di rapporto con mio padre, e poi ha girato la testa in giù ed è morta a 30 anni. Ma sono morti rari, altri invece non parlano più, non hanno più il fiato da tanto tempo, ma non c'è una morte più santa, più buona dell'altra. Sono le nostre morti affidate anche quello alla debolezza del nostro corpo e al nostro corpo che è diverso sia nel nascere che nel morire. Altre domande? Non abbiate paura, anche quando non siete d'accordo e bene che lo manifestate. C'è una morte anche per chi vive a fianco a chi sta morendo. E forse è la morte più difficile da affrontare, perché si guarda in faccia la morte e si deve affrontare chi dobbiamo lasciare. Come aiutare queste persone? Ma sovente per queste persone non ci sono parole. Io constato che uno dei vizi in questi casi, brutti vizi, sono le persone che parlano tanto e danno fastidio a dire tante parole cercando di consolare. Sarebbe meglio stessero zitte, ma manifestassero la vicinanza semplicemente con la vicinanza fisica del corpo, pigliando mano nella mano, mettendo la guancia contro la guancia, dando dei segni fisici che esprimono molto di più che il linguaggio parlato. Perché ci sono certi dolori su cui c'è niente da dire. Quando poi avete a che fare con una madre e con un figlio, il giorno prima di 20 anni si è schiacciato con una moto e gliel'ha
bisogna stargli vicino e basta, noi non abbiamo parola, perché in quei casi il dolore supera la parola, supera il linguaggio, e bisogna che abbiamo a avere rispetto. Il problema è che oggi c'è una cultura che vuole ad ogni costo far parlare e parlare, dovuta ai mass media. Io penso con orrore quando alla televisione c'è un delitto e arrivano i parenti della vittima e il giornalista infame, mi sento di dire, infame, va a dirgli: signora, cosa prova? Perdona, perdona lei, perdona. Gente, perdona una cosa seria, non si fa dopo 10 minuti, uno può anche dire di sì, tanto per apparire per TV, ma nel cuore non perdona. C'è un'elaborazione del dolore prima di perdonare. E poi voi perdonate magari per 20 giorni e dopo 20 giorni vi ritorna dentro l'odio perché vi ha ammazzato il figlio o vi ha portato via un parente. Anche questa facilità del perdono è scena, è spettacolo, non è verità, è protagonismo. Ricordatevi che Gesù nei Vangeli sulla croce, che se ne dica sempre, non ha detto ai crocifissori: vi perdono, facendo sta bella scenata che ormai sanno fare tutti. Ha detto: Padre, perdona loro, non sanno quel che fanno. Ha pregato Dio di perdonare. E noi tante volte non possiamo perdonare. Dobbiamo dire sì, Dio, perdonalo, io non ce la faccio oggi. Aiutami, forse col cammino ci arriverò, per adesso perdonami tu, io no. Questo è il cristianesimo che rispetta l'umanità, non cristianesimo alla leggera, sloganistico e spettacolare per ottenere l'applauso. Dobbiamo essere seri, il dolore è una cosa seria, non si sbaltisce in un momento e va accompagnato da qualcuno che si prenda cura, da qualcuno che si senta responsabile di chi soffra, da qualcuno che stia vicino a chi soffra. È molto importante, permettetemi di dire, e lo dico con forza perché dobbiamo reagire di fronte a questo modo spettacolare che riguarda il dolore, il perdono, che non è cristiano e non è umile. Queste cose si fanno nell'umiltà e nell'ascondimento, ci ha insegnato Gesù, non sul palco scenico o di fronte ai microfoni della televisione. Però Padre Bianchi, una domanda. Gesù sulla croce dice l'ultima frase: Dio, perché mi hai abbandonato? E sono le parole più amare di tutte queste, che racchiudono cosa? La testimonianza di una delusione totale e di una lucida visione della propria folle vita, proprio nel momento del massimo tormento. Gesù ha visto con chiara leggerezza dentro se stesso. Sarò ancora più chiaro, perché quelle parole che lei ha citato giustamente, come trova tradotte nella Bibbia italiana, Dio mio, perché mi hai abbandonato, Gesù le ha dette in aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani.
come riproducono i Vangeli. Ora, una traduzione vera di questo aramaico, che non dipenda dal greco e dal latino, in cui invece si ritrova, è molto più grave di quello che ha detto lei. È Dio mio, a che scopo mi hai abbandonato? Non è solo perché, è a che scopo? Cioè Gesù vede il fallimento di tutta una missione, il fallimento della vocazione che lui ha eseguito precisamente come gliel'ha chiesto il Padre e secondo le scritture. E si trova in quella condizione in cui il Padre al battesimo gli ha fatto sentire la voce, alla trasfigurazione gli ha fatto sentire la voce e qui in croce gli fa sentire niente. E allora lui gli dice: Dio mio, ma a che scopo mi hai abbandonato? E ti faccio notare però che dicendo questo, che è l'inizio del Salmo 21, Gesù resta fedele a Dio quando Dio non sembra fedele a lui. Questa è la grandezza di Gesù. Questa è la grandezza di Gesù. Fedele a Dio quando Dio non sembra fedele a lui. Poi Dio è talmente fedele che lo risuscita dai morti. Però Gesù doveva passare per quel momento di ateismo che l'uomo conosce, in modo che Gesù, facendosi uomo, è un Dio che ha conosciuto l'ateismo, l'essere senza Dio. Ed è così che Pietro nella prima lettera dice che Gesù è disceso all'inferno, come diciamo noi nel credo. Ma l'inferno è dove non c'è Dio, è il luogo dell'assenza di Dio. Lui ha toccato quelle soglie dove non c'è Dio. È straordinario, una delle pagine più importanti per gli uomini, per cui noi possiamo dire all'ateo, al non credente, a quello che bestemmia Dio, a quello che dice a me Dio non importa, Dio non sono, non me frega niente, digli bene, non importa. Sappi solo che come cade nella morte e andassi all'inferno, cade nelle braccia di Cristo che all'inferno ti attende. Questo è il cristianesimo, questa è la buona novella, questa è la nostra speranza. Io non sono un apologeta, ma con una fede così, ma che paura possiamo avere delle altre fedi, delle altre religioni? Ma scherziamo. Ma ricordati, Dio mio, a che scopo mi hai abbandonato? La morte è un atto di fede. Se vi capita... No, quella benissimo, non c'è stata la conferenza, è troppo bella. Se vi capita di girare una volta su e giù per la provincia di Cuneo, nella campagna di Borozzo c'è una cappella campestre, antica, senza nessun valore che nessuno conosce, ma c'è una lunetta che vi consiglio di andare a vedere. Io l'ho fotografata e ogni tanto la mando ai miei amici con sto commento. C'è il Calvario, c'è la croce distesa per terra,
c'è Gesù Cristo seduto sulla croce che sta così con l'aria sconsolata e piangente, e io quando la spedisco agli amici aggiungo sempre come frase sotto: Dio mio, chi me l'ha fatto fare? Perché le vedete, è unica, non esiste da nessuna parte un Cristo che si riposa nell'andare al Calvario, che piange sconsolato e secondo me dice: chi me l'ha fatto fare? Ma vedete, è proprio lì la grandezza di Cristo, che da Dio che era ha voluto raggiungere l'abisso degli uomini, come dice Paolo l'Apostolo in Filippesi 2, e c'è nulla di noi uomini, per quanto abisso, per quanto oserei dire tetro, che lui non abbia occupato con la sua presenza e la sua luce. Lui è andato a evangelizzare quelle zone. Pensa in te, ogni tanto ti accorgerai che hai delle zone di tenebra dentro di te, nelle profondità del tuo cuore, zone che non puoi niente, direbbe Freud, non puoi far nulla, sono più inferiori del tuo inconscio. E sono queste zone infernali non evangelizzate che noi portiamo dentro. Ecco, lui è sceso fin lì a evangelizzarli. Questa è la grandezza di Cristo e della sua presenza in noi. Non so se mi spiego. Speriamo di no. Come di no? Che rimanga un po' di malinteso. No, no, no. Cristo scende in noi fino a quegli anfratti di tenebra per evangelizzarli e salvarli. Questo è Gesù Cristo. Quando dice il credo, discesa agli inferi, ricordati che gli inferi sono dentro di te, non sono da qualche parte. Vincenzo Bianchi per la sua vibrante testimonianza, che mette insieme due percorsi di vita, no? Quello di Giannino, che ricordiamo, e quello di Enzo, che abbiamo potuto riscoprire anche questa sera. Io chiudo proprio con pochissime parole che esprimono la mia reazione davanti a questo testo. Innanzitutto, la prima reazione mi è stata anche sollecitata dalle parole che abbiamo ascoltato, è stato pensare a due momenti che sono contenuti in due opere di Platone. La prima, dove c'è questo invito che diventa quasi pressante: addestrati a morire. Quindi c'è anche una sapienza umana che invita davvero, invita durante la vita a questa sorta di addestramento, tutti quegli addio, a tutti quegli addio. Prima avete sentito molto forte, adesso. A tutti quegli addio che a tutti quegli addio che siamo chiamati a dare, persone, esperienze, cose che per noi sono state importanti. E l'altro ricordo che è stato suscitato in me è appunto la maniera con cui, per spiegare e morire, Platone nel Fedone ci racconta della morte di Socrate, in una maniera che viene molto vicina in parte a quello che scrive Giannino nel suo libro e a quello che ha ricordato Bianchi. L'idea che la morte è davvero fine, ma poi c'è questa immagine, questa parola greca metoikos, che possiamo tradurre in trasloco.
quindi quell'idea dell'andare al di là o via da qua. Ecco, questo per ricordare che ciò di cui ci occupiamo è un discorso che in qualche modo attinge, e il testo di Giardino lo esprime molto bene, a una sapienza umana, potremmo dire, che da sempre ha invitato a questo addestramento alla morte da una parte e dall'altra a considerare, guardare la morte in faccia in questa sua duplicità di fine e di transito. L'altro elemento che mi ha molto colpito è il titolo che è stato dato, che non so se l'ha scelto proprio Giannino o è stata un'operazione editoriale, che mette insieme effettivamente due elementi che non erano così evidenti anche in testi precedenti che Giannino aveva fatto parlando delle questioni della morte. L'evocazione del testo di Leopardi, L'ultimo orizzonte, che in qualche modo proietta tutto il tipo di riflessione che il libro contiene, non solamente con una riflessione in terza persona del teologo, del filosofo che ragiona sulla morte, ma in qualche modo lo riporta drammaticamente per certi versi, credo, a destra ti amo dire alla prima persona, L'ultimo orizzonte. Poi dopo diventa una riflessione più rassicurante, che in qualche modo ha a che fare con la sua modalità con cui sempre ha riflettuto su queste questioni, questioni etiche di fine vita. In questo senso, allora, il libro che forse avrete fra le mani, potrete apprezzare appunto come non solo un testamento, ma anche con una sintesi, una forte provocazione alla riflessione sulla morte, ho ritrovato tanto appunto della modalità di lavorare di Giannino. Innanzitutto quella di individuare dei nessi. Un nesso molto evidente che in questo testo viene fuori è quello dell'antropologia o della dimensione umana, il morire come evento umano, ma altrettanto diventa evento umano anche quando l'attuale contesto tecnologizza moltissimo il percorso della morte. E quindi questo nesso tra l'antropologia e la riflessione anche sulla tecnologia. Un altro elemento caratteristico che ritroviamo in questo testo è una visione peculiare della bioetica che Giannino ha sviluppato anche in altri libri degli anni passati, ma che qui ritornano con molta forza. L'idea per cui la bioetica è una sorta di nuova modalità di riflettere sulle grandi questioni della vita e della morte, uscendo fuori anche da paradigmi o da visioni etiche che appartenevano a una certa tradizione che poi soprattutto all'interno del cattolicesimo avevano dato una sorta di framework, di quadro, di comprensione molto netto e preciso. In realtà appunto la novità della bioetica sta nell'introdurre quella variabile per cui il riferimento non è solo sulla cifra del bene possibile da assicurare dentro una condizione come può essere anche complessa e difficile quella della morte, ma di salvaguardare quella cifra della morte dignitosa che è conservare uno spazio di libertà, di azione nel morire. In questo senso, allora, ci proietta verso una visione della bioetica che è decisamente laica, nel senso di antropologica, e che supera certi paradigmi molto ristretti dell'etica medica. Un'altra cosa che mi ha fatto piacere trovare è un'espressione che ho ascoltato tante volte, l'espressione per cui l'analisi della realtà ci riporta a una situazione di complessità e di ambivalenza, per cui tutta una maniera anche di costruire per forti polarizzazioni i discorsi sulla morire o comunque la bioetica, quindi sacralità e qualità della vita, bioetica cattolica, bioetica laica, in realtà nel testo di Giannino diventano non tanto polarizzazioni, ma diventano tensioni che devono essere continuamente visitate, perché ciascuna poi porta anche a dei limiti evidenti e quindi è necessario mantenere in equilibrio appunto la complessità e l'ambivalenza della realtà e della sua interpretazione. Questo non significa, e lo troverete anche nel libro in alcuni passaggi,
penso soprattutto al capitolo del suicidio, sul suicidio assistito, che non faccia una scelta concreta di campo, che non esprima una sua preferenza, una sua opzione, che scaturisce però da, appunto, da una profonda, chiamiamola, attenzione a tutte le ragioni, all'evitare un pensiero appunto fortemente polarizzante, ma che tenga appunto conto della complessità della realtà. In sostanza, in questo testo, possiamo dire, ho ritrovato la continuità e la fecondità del metodo di lavoro che appunto ho ricevuto anche come insegnamento circa 40 anni fa, ho cercato con quelle che sono le mie forze e le mie possibilità di tradurre, che appunto si muove dall'attenzione a quello che è l'orizzonte socioculturale contemporaneo, in cui non è tanto il problema di fare una brillante ricostruzione, quanto piuttosto, e appunto anche questo che è davvero l'ultimo testo, di porre in evidenza la dimensione inedita che alcune problematiche comunque che sono presenti dentro il pensiero umano sono particolarmente forti nel nostro periodo. Anche in riferimento ad alcuni casi di cronaca, il male grave per Giorgio Welby, è la restituzione appunto di una lettura che non solo procede attraverso delle grandi categorie sintetiche, ma soprattutto è preoccupata di mettere in evidenza la dimensione nuova, per certi versi, con cui determinate problematiche si ripropongono. Un altro elemento fondamentale che si ritrova è quello che è più il lavoro effettivamente del teologo morale, quello di individuare delle categorie di comprensione etiche fondamentali. Ed è particolarmente significativo, appunto, nell'ottica di quello che dicevo prima, il superamento delle polarizzazioni, a mantenere in tensione ciò che è complesso e ambivalente, che andando al di là appunto di una visione rigidamente ancorata a una concezione sacrale della vita, oppure a una concezione che misura la vita attraverso dei parametri qualitativi, Giannino Piana ha individuato nella cifra del tema della dignità e della morte degna un punto di mediazione che è autenticamente umano, in cui cioè possa emergere l'idea di un senso del vivere e del morire. Un altro elemento che troviamo nel testo è la particolare capacità e lucidità di analizzare le questioni. E la cosa di estremamente importante, credo, ed è un apporto significativo alla riflessione, è quello di avere messo anche in luce situazioni diverse. Eutanasia e suicidio assistito, e dall'altra parte appunto la tensione tra abbandono terapeutico, tenacia terapeutica e dall'altra parte anche l'attenzione all'accanimento terapeutico. E quindi l'analisi anche puntuale e anche critica nei confronti di alcune posizioni che sono presenti sia nel pensiero laico come in alcune tradizioni cattoliche. L'ultimo elemento, chiudo davvero, che è una sorta di guida di lettura, un invito alla lettura, è interessante che un buon lavoro di riflessione ha bisogno anche di strumenti operativi, di mediazioni, chiamiamole pratiche. Qui trovo soprattutto la riflessione sulle cure palliative, e non ripeto quello che ha detto Enzo, e ho trovato particolarmente interessante la riflessione che è proposta in questo testo sulle disposizioni anticipate di trattamento. In questo senso, se avessi potuto leggerlo, ma è stato pubblicato dopo la sua morte, anche questo piccolo lessico di fine vita proposto dalla Pontificia Accademia per la Vita, credo che sia un'ottima riflessione anche per capire determinati passaggi che sono avvenuti all'interno della Chiesa Cattolica nella considerazione di questi problemi. Questo testo è particolarmente significativo perché è offerto agli operatori culturali, al pensiero laico, in vista anche della scrittura di possibili percorsi di dialogo, e propone alla fine un tracciato di disposizioni anticipate di trattamento che in qualche modo vince una certa ambiguità che era ed è presente in alcune frange del pensiero cattolico nei confronti appunto di documenti di questo tipo. Un testo che ha già una sua storia, che era
avevamo preparato con alcuni amici. Questo per dire in fondo che il solco tracciato da questo testo avrà sicuramente anche delle riprese all'interno del dibattito. E questo difficile rapporto poi con la morte, di nuovo ci spostiamo dalla parte più tecnica del lavoro del teologo, questioni etiche di fine vita, alla questione più legata all'esperienza, al difficile rapporto con la morte, è un tema che molte volte appunto Giannino ha proposto, ma che in questo libro credo che abbiano delle venature estremamente particolari, anche se la scrittura è sempre molto controllata in terza persona, perché è comunque sempre un accademico che sta facendo una riflessione, ho trovato emergenti qua e là proprio dei tratti anche in prima persona, una scrittura quindi anche in prima persona che appunto accanto all'idea delle questioni etiche di fine vita lascia un pochino intravedere questa tensione, questo dramma, anche questa difficoltà di fronte all'ultimo orizzonte, nell'individuare cioè, come scrive lui in un passaggio molto bello, un habitat in cui morire, un luogo che non è solo un luogo fisico, ma lui scrive soprattutto un luogo dell'anima e del cuore. In questo senso allora è certamente apprezzabile. E volevo semplicemente chiudere con due ricordi, uno che ho citato anche nel ricordo che abbiamo fatto, una cosa degli esempi, una data e una coincidenza significativa. Giannino Piana ci ha lasciati l'11 ottobre, e l'11 ottobre è la data, nel 1962, dell'inizio del Concilio Vaticano II. E potremmo dire che tutta la ricerca intellettuale e la passione che Giannino ha messo sono proprio nei solchi di quella grande primavera del Vaticano II. E la morte l'ho colto, l'ho raggiunto proprio così, lo stesso giorno in cui iniziavano i lavori nel 1962 del Concilio Vaticano II. E poi in quella celebrazione esequiale mi ha molto colpito la scelta che il parroco aveva fatto delle letture da proporre. E come lettura era stata proposta un passaggio della seconda lettera a Timoteo, certamente famoso, quello in cui appunto attraverso una scrittura che è complessa, ma non dobbiamo entrare questa sera in problemi esegetici, ci viene presentato un Paolo in procinto di lasciare questa vita e dice di sé ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. E senza troppe false accumulazioni di questo testo, indubbiamente mi ha richiamato un tratto decisamente personale da Giannino Piana, che ha coltivato non solo la teologia della risposta, ma sempre saputo coltivare, è stato quasi incalzato fino alla fine da quell'altra dimensione, per cui la teologia non è quella delle tesi e delle risposte, ma è e deve restare sempre una teologia della domanda, anche quella domanda che si sporge verso l'ultimo orizzonte. Allora, grazie per questo testo che ci riporta non solo una ricerca intellettuale, ma una testimonianza davvero. Il testo di Rilke è prezioso, no? Una vita in cui ha saputo amare, capire e soffrire. E in fondo questi tre verbi dicono molto della parola di vita di Giannino che vogliamo ricordare. Grazie soprattutto ai studenti. Per salutarvi mi permetto di dirvi e proprio questa settimana è uscito l'ultimo mio libro, La Fraternità, al quale Papa Francesco ha voluto fare una prefazione. Quindi trovate la prefazione del Papa al mio libro, che è in libreria, Fraternità. Grazie, Giuliano. Il professor Benito Marte, che ha trattato domani con il Guerriero, sabato avremo Vito Mancuso, lunedì a Novara, Castello, Caro Cottarelli. Grazie.